il suo marchio ufficiale. Ti sei mai chiesto da dove nasce l'esultanza di Bellingham? In realtà non è sua, ma l'ha rubata. Ormai aprire le braccia dopo aver segnato è diventata una celebrazione iconica in tutto il mondo. Altri atleti come Djokovic e Alcaraz l'hanno ricreata. Pure gli animali si divertono a farla. Molti anni fa Messi la utilizzava per esultare contro il Real Madrid, ma Jude ha dichiarato che la prima volta che la vide è stata da Cristiano Ronaldo, quando giocava allo United. Infatti ha preso ispirazione proprio da lui e la utilizza anche come marchio Adidas. Bellingham ha appena iniziato la sua carriera e probabilmente ne userà altre. Leo invece ha segnato più di 800 gol, ma ha comunque continuato ad usare sempre la stessa esultanza. Dunque, com'è nata l'esultanza di Messi? Ogni rete che segna la dedica sempre a sua nonna, alzando le mani al cielo, è stata l'unica che lo portava ad allenarsi e che ha creduto in lui quando tutti gli allenatori non lo volevano perché era troppo basso. Sfortunatamente è venuta a mancare a causa dell'Alzheimer e durante i suoi ultimi giorni di vita non riusciva a ricordarsi neanche di suo nipote. Messi invece non la dimenticherà mai e ha continuato ad esultare per lei da quando ha iniziato la sua carriera. Ha però fatto qualche eccezione. Sai com'è nata l'esultanza di Messi contro l'Olanda di Van Dijk? Non lo ha fatto per amore ma per odio. Infatti, dopo aver distrutto l'Olanda durante i mondiali, Leo ha esultato come Topolino mettendo le mani dietro le sue orecchie, il tutto di fronte alla panchina olandese. Questo perché l'allenatore Van Gaal aveva disprezzato diversi anni fa l'argentino Juan Riquelme, lasciandolo sempre in panchina e cacciandolo dalla squadra. Riquelme esultava sempre mettendo le mani dietro le orecchie e Messi ha voluto far capire che non si era dimenticato di quella storia. Conosci il segreto dietro l'esultanza di Robert Lewandowski? Ha preso ispirazione dalle tre scimmie sagge: la scimmia che non vede il male, quella che non sente il male ed infine quella che non parla del male. Questa leggenda nasce in Giappone e lui la utilizza come sfogo per ricordarsi di non dare ascolto ai tifosi che sparlano di lui e continuano a dire che è ormai un giocatore finito. Prima di passare alla prossima esultanza, ricordati di lasciare un bel mi piace al video. Stiamo crescendo molto insieme e un like mi aiuterebbe a capire che volete più video così ogni settimana. Ti ringrazio di cuore se lo farai. Ora parliamo di un calciatore magico. Ecco com'è nata la Dybala Mask. La prima volta che la fece fu durante Atalanta-Juventus nel 2017. Da quel giorno divenne il suo marchio ufficiale. Successivamente ha dichiarato che aveva pensato a quella esultanza dalla partita precedente. Con la Juve giocammo una finale contro il Milan. Arrivammo ai rigori e io sbagliai quello decisivo e perdemmo. Per tutti i giorni successivi continuavo a pensare al mio errore. Poi mi venne in mente che i gladiatori andavano in battaglia sempre con una maschera ed anch'io volevo farlo per riscattarmi dal rigore sbagliato. Allora, al primo gol che feci, mostrai a tutti che ero tornato. Sai chi chiama Jesus durante la sua esultanza ogni volta? Molti pensano che sia per la sua ex ragazza, ma si sbagliano di grosso. Da piccolo la sua famiglia era veramente povera. Sua madre doveva lavorare tutto il giorno ed era sempre via, lasciando così Gabriel da solo a casa. Ogni tanto però lo chiamava per vedere se stesse bene. Dunque lui almeno tre volte al giorno rispondeva al cellulare dicendo «Pronto mamma?». Quando iniziò la sua carriera da professionista nel Palmeiras, dopo aver segnato il suo primo gol, ha fatto il gesto di chiamare sua madre, perché lei lo ha sempre cercato quando lui si sentiva solo a casa ed ora toccava a lui fare lo stesso per lei. Davvero emozionante, vero? Ma non si parla solo di madri, anche i padri hanno ispirato i calciatori. Pedri ha creato la sua esultanza in onore della cecità del padre. Ormai è uno dei giovani più promettenti del Barcellona. Le sue skills e la sua tecnica gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Nuovo Iniesta. Lui è molto attaccato alla sua famiglia, soprattutto al padre. Dunque, ogni qualvolta che mette la palla in rete, esulta in questo modo proprio per onorarlo. Con le mani ricrea i suoi occhiali. Pedri ha infatti dichiarato: «Ogni volta che gioco, mio padre si mette ad un centimetro dal televisore per non perdersi le mie prestazioni. Abbiamo dovuto obbligarlo ad indossare le lenti solo per farlo allontanare dallo schermo. Per questo ora esulto in questo modo». Passiamo al prossimo giocatore. Te sai da dove viene l'esultanza col cuore di Angel Di Maria?
Il motivo è molto triste. Durante l'inizio della sua carriera era molto attaccato alla sua famiglia che gli forniva supporto morale. In particolare, lui amava molto sua nonna. Un giorno, prima di una partita, il suo cellulare squillò e quando rispose ricevette una notizia che lo distrusse. La nonna era venuta a mancare e lui scoppiò a piangere. Sua moglie è stata l'unica ad aiutarlo in quel periodo e lui ha deciso di esultare in questo modo per far vedere al mondo che ha trovato il vero amore della sua vita. Continuiamo con la prossima esultanza. Sai che questa celebrazione di Ronaldo è nata come segno di protesta? Nel 2013 il presidente della UEFA ha dichiarato che Messi è un calciatore buono e tranquillo, mentre Ronaldo si comporta in modo troppo rigido come se fosse un comandante. Due giorni dopo, Ronaldo in segno di risposta decise di segnare una splendida tripletta ed esultò proprio come se fosse un comandante militare, zittendo così il presidente. L'esultanza più famosa al mondo è senza dubbio il Sium di Ronaldo. Conosci il segreto dietro la sua nascita? Cristiano ha infatti dichiarato: «L'esultanza è nata durante una partita negli Stati Uniti contro il Chelsea. Non so come mi sia venuta in mente, ma è stata spontanea. Ai tifosi è piaciuta così tanto che quando mi incontravano non mi dicevano più Ronaldo, ma urlavano direttamente Sium. Da quel giorno atleti di diversi sport hanno iniziato a replicarla in tutto il mondo, diventando così l'esultanza più famosa della storia. Passiamo ad una esultanza molto più divertente. Samuel Eto'o decise di esultare così per prendere in giro Mourinho, prima di una partita contro il Tottenham. José disse che Eto'o ormai era troppo vecchio e dovrebbe andare in pensione. Non rappresenta più una minaccia per noi. Non appena Samuel sentì queste parole, andò su tutte le furie e decise di rispondere sul campo. Dopo aver segnato una rete, esultò proprio come se fosse un vecchietto che cammina. Sapevi che è stato svelato il segreto dietro all'esultanza con le dita di Yamal? La stella del Barcellona ha un modo molto insolito per esultare, quasi come i rapper che fanno i segni con le dita. Ma in realtà lui lo fa perché il simbolo rappresenta il numero 304, che è il codice postale del paese in cui è cresciuto, chiamato Mataro in Catalogna. Nonostante sia ad alti livelli, non dimenticherà mai da dove viene. Per questo video è tutto. Ti ringrazio veramente per averlo guardato tutto fino alla fine. Non dimenticarti di lasciare un bel like e di iscriverti al canale. Se sei arrivato fino a questo punto, commenta con storie di calcio fino alla fine e ti lascerò un cuore al commento. Alla prossima, amico. Ehi, non perderti il nuovo merch di Storie di Calcio. Goditi la qualità altissima di questa linea per amanti del calcio. È solo per i veri GOAT e troverai il link nella descrizione del video. Sono bellissime, vero? Corri a vederle.